trip to town. We're gonna drink it down. We're gonna party, gonna party all night. We're gonna slam it now. Ed un saluto a tutti voi dal vostro Luca DNG. Buonasera a tutti. Buonasera. Pandino è un po' piccolino. Pandino è tornato in una nuova veste halloweenesca, a quanto pare. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Ho avuto qualche problema. Si sta accendendo il gioco, quindi non riesco un attimo a leggere. Ok. Ciao Kawaii Girl. Ciao Jill. Ciao Christian. Ciao The Queen. Ciao Luisa. Quindi lui è un po' indietro, il pandino. Allora, quindi avevamo ragione, a 30 me l'hanno riattivato. Ciao tizio. Il Gabibbo ci sa giocare tanto bene a Final Fantasy. Tanto. Non sto realizzando. Non so cosa vuol dire non sto realizzando. Buonasera, Sammy. Allora, cosa stavamo facendo l'ultima volta? Qual era il nostro obiettivo? Avevamo... Non so, non mi ricordo più. Non mi ricordo l'obiettivo. Non mi ricordo veramente più. Pando, però sei troppo... Mi dai un po' fastidio colorato così. Posso un attimo vedere le possibilità? Solo un attimo, perché è super sgargiante. Lo sgargio un pochettino. Scusami, Pando. So che ti piace essere rosso, ma preferisco così perché mi... Ah no, doveva esserci questo. Si vede che non l'ha preso nella programmazione, tizio. Purtroppo, sai che la mia vita è ospedale, casa ospedale, 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 ma non del gioco, nella vita reale, e il 90% del tempo mio padre. Non ho avuto neanche tempo di programmare la live, e infatti sono anche in ritardo stasera. Dovete capire che... È una brutta, brutta, brutta vita la mia, ma brutta. Quindi se vedete qualche errore fatemelo passare, perché l'unica è di non fare niente. Allora, di qui ci eravamo già passati, siamo partiti da qui. Proviamo a fare il giro di là. Fammi vedere come eravamo. Allora, poche munizioni di qui. Tre munizioni di qua. Insomma, non è che eravamo messi benissimo. Come sta? È lì che tenta di resistere, ma non è in ospedale. Noi di sicuro non siamo medici. Quindi ogni notte, ogni mattina, ogni giorno c'è necessità di medici che non vengono e quindi ci devo pensare per forza io e lasciamo perdere la mala sanità italiana. Posso solo prendere l'ascensore. Io non mi ricordo dove dovevamo andare. Ma che piano sono, scusami? Primo. E quindi vado al secondo. Eh sì, posso solo fare così. Ma ci si fida a salire qua sopra? No, l'ascensore oggi è ripartito, l'hanno fatto ripartire, ma non so quanto durerà. Di sabato l'hanno fatto ripartire. Allora, qui vedo delle catene. Un po' bassino nelle mie orecchie, aspetta un attimo. Qui stanno facendo bollire l'acqua da buttare la pasta.
Gnam gnam. Il gioco è nuovo per me. E beh, è ovvio, i giochi si iniziano. Io invece oggi ho preso un po' la mano sul Dragon Ball Sparking Zero. Dicevano tutti che era difficilissimo quel boss scimmione, Vegeta scimmione, impossibile. Prima partita, primo combattimento battuto, difficoltà normale. Vabbè. Boh, la gente si è abituata troppo ai picchiaduro classici. Perché all'epoca era già difficile così, però non è nulla di che. È normale che alcuni nemici siano più forti di te. Ce n'è solo uno? Fatà! 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 No! No! Quindi nel mondo alternativo funzionano diversamente le infermiere. Molto differenti, non le puoi neanche stannare. Minchia! Nel mondo alternativo non puoi farci niente. Mamma mia, quanto le hanno potenziate. Mamma. Ma così non vedo. Grazie, sangue. Comunque, boh, un po' troppo forte, essendo che non abbiamo. Cioè, non abbiamo colpi, non dovrei usarli per il gioco. O troviamo un'arma melee che fa un po' più danno, perché con solo sto tubo ce lo possiamo infilare. No! Ma sei scema? Come sempre, se non siete abbonati, abbonatevi, ci date una grossa mano, mi aiutate con tutte le situazioni incasinate che abbiamo ultimamente per tentare di salvare anche la pelle a mio padre. Quindi fareste un'opera buona e una cosa gradita. Ho visto qualcosa vicino a Pando. In più, se avete Prime, è completamente gratis e così potete chattare con noi. Potete non vedere la pubblicità. E tipo, in Dragon Ball Sparking Zero potreste giocare contro di me, sfidarmi e farmi un culo grosso così. Altrimenti non potete. Ma è crossplay Dragon Ball Sparking Zero? Se uno c'ha il gioco per console, può combattere con me che ce l'ho su PC? Penso di sì, dai. Oggi lo fanno tutti, immagino. Ah! No, che sorpresita che gli ho fatto! L'ho buttata giù così. Come contro? Online? Ma che ca... Ok, qui necessita un... Entriamo, andiamo a vedere cos'è successo qui. Ma non si vede, cos'è? Eh? È chiaramente tizio, sì. Va bene. Fa molto piacere. Online non bisogna avere il plus. No, se sei su PC non esiste plus su PC. Altro. Cosa che le console ti obbligano a pagare i servizi. Su PC ti basta avere il gioco.
Buonasera, Noirfront. Eh sì, c'è senso, sì, c'è senso. Allora, andiamo dritti, sembra chiuso. Te qua. E qua dove se va? Ma penso che sarà chiuso. Figurati se era aperto, ma te pare. Ma te pare. De sopra o de sotto? Prima de sopra. Ma a parte che de sotto non si può. Ok, de sotto non si può. Buongiorno, buonasera, buonanotte. È tutto chiuso. E dove vado? Chiuso. Salve. C'è un biglietto. Scemo chi legge. Oh, come danzavamo agitando le braccia. I nostri corpi in perfetta sincronia e la musica risuonava. Ma in ogni ballo arriva un momento in cui qualcuno deve pestare il piede e deve prendere il comando. E la musica diventò più forte, sempre più forte, martellante, penetrante. Poi silenzio. Sì, Pandino è tornato ieri, arrivando a 30 abbonati, a quanto pare 30 si sblocca, pensavo 35, chissà perché. Ok. Oh, abbiamo uno strumento di forza. Strumento di forza. Che strumento di forza? Non vedo nessuno di nuovo in scrittura. Oh, come si fa qua? Usa. Usa. Ciao 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 ciao. Strumento di forza. Ciao. Ma non ho niente da mettergli nell'occhio. Vedo. Cosa nessuno? Obiettivo del gioco, ciao ciao ciao, sì. Mani in alto, James è armato. James ha il tubo in mano, non vi avvicinate, lo dico per voi. Io vi ho avvisato. Ciao Linda. T'ho visto. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Via, 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 che quello sputacchia. Dobbiamo solo aspettare che scompaia la sputacchiata. Per ora niente di improponibile. Là c'è un'infermiera, se riusciamo ad attirarla qua da noi. Però sono forti. Tutte sono forti. Devo capire le differenze tra quelle più forti e quelle più deboli. Cos'è quella roba che svolacchia sopra le caramelle di Pando? Non ho capito questa nuova roba che gli hanno messo. Allora, andiamo prima a vedere di qui se c'è qualcosa. Ella, t'ho sentito. Dove sei? Eccolo là. Ah, che t'ho sentito, eh.
No, no, cambiava proprio il colore. Quella che avevo incontrato prima era tutta tipo ricoperta di sangue ed era molto più forte. Questa qui invece ne aveva sopra poco. Anche gli sputacchieri ci sono a seconda del colore, quelli che muoiono e basta e quelli che per terra poi sputano. E dovrebbe sempre essere quelli che hanno il sangue sopra. Quindi si potrebbe scendere da questa scalinata. Però... Quindi ride ogni volta che date qualcosa a Pando? Possibile? Può essere? Può essere. Perché non vedo gente nuova. Allora, nella D3 c'è di sicuro qualcuno. Infatti, io sapevo che c'eri. No! Ma cosa fa? James, non me lo locca! Vabbè, buonanotte. Ma dai! Niente, James. No. Ho dei problemi a loccare questo nemico. Non me lo locca. Era inloccabile. Ok, abbiamo fatto tutto. No, non è vero, non abbiamo girato laggiù in fondo. Oh sì. No, non avevamo fatto. Ok, adesso possiamo scendere di là. Per ora non ci stiamo perdendo roba, stiamo controllando bene in giro, stiamo sempre gestendocela abbastanza bene. E si è fermato così. E adesso è il momento. Olè! Per l'amor di Dio, Per l'amor di vai. Dio. Se pensi di non poterti fermare, fallo. Ah, grazie, Sammy. Ah, Pensaci un attimo, ok, se no, se grazie. vuoi, fallo. Bene, Potrebbe bene, anche non farlo. ottimo, Vedi, mi apro. 20 Però, bits. se Devo lo vuoi scrivere, fare, Linda, un fallo. attimo. Sempre per l'esterco. Trofeo sbloccato per essere andata. Ah, sì, quello iniziale che avevo fatto anch'io. Sì. Quindi grazie. Quindi Sonia, Sonia, se sei in chat, dovresti esserci ad una live. La prossima di Silent? Cosa preferisci? Se scrive lo scopriamo perché la regola l'ha messa lei. Domani sarebbe domenica, in teoria domani non ci sarebbe niente. In teoria domani non ci sarebbe niente. Più che altro se domani mi andava volevo provare a portarvi un po' di Sparking Zero, però lei non c'entra veramente niente con quello. Più che altro lei c'entrerebbe proprio con Silent Hill, sarebbe più affine. Quindi è spawnato dopo il nemico, fin quando non abbiamo toccato il suolo, abbiamo girato di lì, ma non c'era. La prossima live seria, quindi di Silent Hill, perché domani, cioè è serio anche Dragon Ball per me, però so che non apprezzi, quindi... Oh, guarda chi c'è qua. Quindi di Silent. Ma c'è un casino di gente qua. Dai, non può arrivare qui sto sputacchiere. Eccolo. Dai, non viene qua. Ciao la Ferrari. Eccolo, eccolo. Vieni qui, sputacchioso. Via, 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 via. Ok, questo l'abbiamo fatto fuori.
E dai! No! Ma no! Non ce l'ho la... Mamma mia, non c'è mica in Dragon Ball, amica mia, eh! Fatto qui? Dove siamo? Dove sono? Ah, ristorante. Questo è il ristorante. In effetti ci mangerei volentieri. Mi sa di posto rinomato. Se riesco almeno, ecco, ad attirare lui. Le urla di James. Ok, ecco l'infermiera. E vabbè, però. E basta, quanti ne devi tirarmi? Lo lascio. Questa è fortissima! È fortissima questa! No, è arrivato l'amico! Non l'avevo attirato un altro! Che palle però, sono troppi! Purtroppo andiamo avanti lentamente perché li sto uccidendo. Se me la lasciassi senza tentando di evadere gli scontri, magari andrei più veloce, ma non voglio perdermi niente. Grazie tizio per 35 bits del bambolotto indemoniato che ci sputacchia tutti. La chiave della beatitudine. Grazie tizio di Tetris. Ma sai che non mi ricordo quanti bits sono Tetris. Ringraziate Sammy. Eh sì, perché grazie a lei che ci sarà Miss Morton. Quanti sono tizio, me lo ricordi? Tetris, perché è da una vita che non lo vedo. Segniamo 20. Che poi lo potrei controllare dopo, ma dopo la live dovrei andare a controllare. C'è proprio un elenco dei bits dati. Anche quello potevano metterlo, che si vedeva diretto, ma no. Sta un po' laggando o sbaglio? Non ha mai laggato questo gioco. Ma buongiorno, stava cacando? L'ho disturbata in fase di cacamento? Capisco l'incazzatura. L'ho disturbata. Grazie, grazie.
Eppure mi sembra di perdermi qualcosa. Ah, qua. E infatti avevo ragione. Però sento un nemico. Dov'è? Eccolo dov'era. Ecco di qui. Porca. Ma non. Dove? Che succede? Grazie della sub, Silvana Gamer 2077. Ecco, è tornata. Strano che non appaia anche la l'alert a schermo. Come mai? Forse arriva in ritardo. Lo aspettiamo un attimo. Grazie ai 40 bits che c'è un messaggio enorme. Gigante. Sera una volta anuomo di non James. Sì. Un giorno decise di passare una settimana di vacanza a Silent Hill e se ne innamoro a tal punto da decidere di trasferirsi. Poco dopo fu raggiunto anche da Luca. Ah, l'ho raggiunto? Ma abbiamo vissuto insieme io e James? Ricordo a tutti che se avete il Prime è gratis, se volete potete abbonarvi, potete mandare quei bits, questi simpatici scritte. Eccola qui, con le scimmie di Ape Escape che... E mi si sta riempendo il bicchiere qua, e dopo me lo bevo tutto. Una bellissima storia d'amore. Ciao a tutti. Ciao Silvana. Grazie, grazie. Buon divertimento. Quando vuoi chattare, chatta pure, perché comunque è libera e puoi scrivere a tutti noi, non ho problemi a rispondere, a patto che non sia roba zozza. La roba zozza non la rispondo. E Sonia bloccherà immediatamente, quindi si può, non si può. Mi dispiace. Neanche la roba religiosa, neanche la roba politica. Despias. Dove cazzo devo andare? Cavallo. Cavallo, cavallo si può mandare. Non so dove devo andare, scusatemi, che mi sono perso. Cosa non ho fatto? Luca, hai sentito che oggi è il 12 ottobre? Quindi? Ok? Sì? Sì, l'ho sentito, dire, è un rumor. Si vocifera così. Zan zan zan. La luna nera. Ciao Michele 2000. Ma da dove cazzo siamo scesi noi? Dov'era la scala? Ah, qua. Quindi nulla. Ok. Sì, sì. Bei tempi la luna nera. Buonasera, Silvana Gamer. Scrive anche un Alone in the Dark. Poltrona chirurgica, devo andare lì. Dobbiamo andare a operare. Operiamo. Arrivo, ci penso io. Ti salvo io con la chiave della beatitudine. Così, così, sì, sì, continua. La chiave occhio di lapislazzuli. Beh, perfetto. Cosa c'era chiuso? Io non ho trovato porte chiuse a chiave. Ah, era chiusa a chiave quella sotto, non ne sono certissimo.
Io non credo di aver visto veramente una porta chiusa. Io per sicurezza mi rifaccio un giro qua. Aspetta. Ah no, qui non c'era niente. Questa porta era ben sigillata. Sento dei rumorini. In effetti è un po' che non vediamo il nostro amico Piramide. Ah, si è aperta questa. Prima era chiusa. Permesso. No, era aperta, però non... Che strano, mi segna come se non avessi guardato di là. Forse questa non abbiamo guardato. Si apre con la chiave. C'è da salvare. Porca puttana, non ho ancora... Non avevo visto che c'era da salvare. Luca, Luca. Oh, Luca. Dai. Is Maria, grazie. Di 20 bits, grazie. Da chi? Linda, grazie. My name is Luca DNG. Che amico. Amico amico. E... Opla! Io ho una chiave, va qua? Ok. E la chiave l'abbiamo fatta. Una cosa fatta. Ne mancano due. Cosa può andare storto? No, ma che qualcosa di spaventoso. Siamo solo a Silent Hill. È un parco di divertimenti per i più piccoli. È più pericoloso di Disney. Infermiera, infermiera, infermiera. Madonna, vabbè però, ti ho colpito prima io. Cosa fa? Vai indietro. Vieni qua, vieni qua. Mamma mia, che cattiva. Madonna. È sparita. Ma che è andata in ultra istinto. Porca puttana, non riesco a fare niente. Festa che muoio. Festissima. Festuca. Ah, ah. Festa, l'infermiera. No, gli è finita anche una mano sotto. Gliela sto spappolando. Si sta buggando tutto. Non è andata benissimo con questa infermiera. No, non è andata benissimo. Ha chiaramente la vittoria morale lei, eh. Eh sì sì, alla vittoria morale. E tra l'altro era di nuovo nel cesso. Grazie Silvana, che ha regalato anche una sub a Mini Melaccoli. Mini Melaccoli, se ci sei, se stai vedendo questa live, scrivi, e adesso puoi scrivere anche in chat, e ringrazio ovviamente per il bellissimo regalo. Piripi. È partita l'hype train per caso? No? Pensavo che sarebbe partito di solito con due abbonamenti. Guarda chi c'è qua. Ma perché non riesco a centrarti? Non so. E mi dispiace che è una data un po' così. Il 16. Ah, di esame. E beh, va bene. Cioè, io non vedevo l'ora di fare l'esame di guida. Non è mai stato per me un problema la pratica. I grossi dei problemi. Una volta che superi la teoria, la pratica è una cagata. Sarà una sub casuale? Bah, non lo so. Può essere. Non so se era in chat questa persona.
dopo 30 guide, mamma mia, io ne avrò fatte 3. Che è successo? Grazie Linda che ha regalato la sabba all'Edrael ed è partito live Linda, train. Trattino basso trattino basso trattino basso 1989 si è abbonato al tuo canale per 0 mesi. Per 0 mesi l'ha ridetto. Perché sto zero? Ogni tanto a campione c'è qualcuno che si abbona per 0 mesi. A campione viene scelto uno di voi che si abbona per 0 mesi. Ieri mio fratello ha scoperto la playlist di Minecraft. Ah, se vuole può vedere. Ah, non può abbonarsi. Ah, caspita. Sì, è stata una bella avventura fino all'Ender Dragon. È stata molto particolare, anche perché mi hanno preso in giro e mi hanno trollato facendomi fare delle cose che mi hanno fatto morire, i maledetti. Ciao Ledrael! Ha già ringraziato per la sub regalata, grazie. Che sta succedendo? Grazie Sammy che ha regalato la sub a Franz 1990. Franz, ciao Franz, anche lui lo conosciamo da un po' di tempo, non lo vedo da un po' di tempo, non so se c'è, se ci sei ringrazia in chat, ovviamente se ci siete battete un colpo. Piripi, siamo al 95% per passare all'hype train. Chi è che dice degli 0 mesi? Ma che ne so io da dove arriva sta stronzata degli 0 mesi? Ogni tanto succede. Si può passare da qui. Sento. Dai, 95% e passiamo. Manca il 5% per arrivare a livello 2. Vanno bene anche i bits, non per forza gli abbonamenti. Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Così sblocchiamo qualche emoji carina. Chi? Il dragon o qualcos'altro? So che i titoli di coda parleranno di te. Per come hai giocato. Sì, è vero. No, l'Ender Dragon è proprio il drago che si batte nel... Non ho la chiave io di qui. Allora, 5 bits, un momento che stavo leggendo e non ho più... Oddio. 5. Ok. La Madonna. Com'è la Madonna? È la Madonna. Risparmiatevi per la live speciale. È vero, quando ci sei tu, anche quella bisogna... Bisogna che sia ricordabile. Sai che non so dove cacchio andare? Perché sento nemici. Saranno qua dentro? Ah, ma è semplice. Dobbiamo fare così. Andiamo a vedere. Noi abbiamo la Freecam. Freecam. Che non è l'Africa Cam, è solo la Freecam. Buongiorno signora infermiera. Cosa sta... Cosa si dice? Ma cosa ha al posto della testa? Oddio, non è un'infermiera. È un... Grazie Linda di 10 bits, guarda l'hai fatta agitare con questi 10 bits. 96% di hype train, manca 1 minuto e 13. Non ce la si fa. Non ce la si fa. Vabbè, a chi manca ancora l'emoji del livello 1 la troverà. Ma come ci entro io qua dentro? Non ho capito da dove si passa. Ah, c'è il muro da buttare giù. Di qui, ma è chiusa. Grazie Sammy per i 16 bits. 98%. Grazie Linda per i 20 bits. Ce la si fa? Non ce la si fa? 98. Franklin, grazie dell'euro. Luca De Games si è abbonato al canale della Lega per 0 mesi. No, no, ma che cosa? Vabbè, ma la Lega ce l'ha duro, quindi vabbè. Non ce la facciamo. Quindi ce la facciamo. Ciao Franz. Mi raccomando, ringrazio. Non so se l'hai già fatto. L'hai già fatto. Perfetto. 8, 7, 6, 5, 4. Ma Luca, è così.
Ragazzi, scettemi. È per 0 mesi però, dai. Non ce l'avevamo fatta. Per poco, per poco. Che se fa? Nella C1 non riesco a entrare a quanto pare. Non... Questo buco? Ma si sfonda qua, ma si sfonda! Per quanti bits potevano essere? Ma non lo so, un 20 penso ancora. O una decina o una ventina, penso più o meno. Ancora. Per poco, per poco. Sì, il tubo è tutto fare. Porco! 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 Nello stretto qua. No, signora, non è il momento. Ma non è il momento. Ma siamo nello strettissimo. Ma come volete che io mi difendo io qui? Sono in un angolo. Ma non si può così nello strettissimo. No. Sono troppo nello stretto. Non posso cavarmela. Qui è obbligatorio prenderle. Dai. Ti mettono anche in condizioni che non puoi, veramente. Qui in questo buco di bagno. Ma quanti bagni ci sono in sto ospedale? È tutto un bagno sto ospedale. Tutto un cesso. Grazie Silvana per i 100 bits. Grazie. Li segno, ovviamente. Vanno anche per la Sterco, anche se adesso non c'è il live train. Vanno tutti per la Sterco, così poi facciamo una stercona di quelle proprio cattive. Cerchiamo anche qualcosa di russo, che so che a voi i giochi russi Sterco piacciono. Siete cultori dello sterco russo. Ma io che cazzo devo cercare qua? Abbiamo sbloccato questo, ma... Ah, là! Ok, là sopra. Avevo visto un... quello. Grazie Silvana, grazie, grazie. Grazie a tutti voi, sapete che ci date una grossa mano. Oh, e sali qua sopra. Ma fammi vedere cosa c'è qua dentro, così sono preparato. Alt F1. Qual è? Adesso mi sbaglio, faccio Alt F4 e bestemmio fortissimo. Allora, qui c'è un'infermiera che... non stava facendo la cacca, per nostra fortuna. Pare solo quella, ma sicuramente ci sarà qualcos'altro che non vediamo. E ci sarà anche la Ferdi. La Ferdi tornerà. Aiuto. Dai, siete spawnati adesso. Siete spawnati adesso, non è vero. Non c'eri, bastarda di merda. Non c'eri. Lo sapevo. Non c'eravate. Non c'eravate. Non c'eravate. Vada. Madonna. Oh. Oh. Madonna. Niente.
il problema non sono i nemici. E quanti ce ne sono? È perché quando c'hai una stanza piena è la quantità che ti frega. La quantità che le mette in difficoltà. Perché i combattimenti sono lenti, devi proprio giocartela tatticamente. Fanno orario continuato? Pare di sì. Non mangiano neanche. Stava lavorando, ho capito, ma a me deve rompere le palle. Poteva anche andare in pausa mentre c'ero io, non mi offendevo mica. Voleva abbracciare James. Qualcuno gliel'ha chiesto. E di nuovo lì a guardarmi, a fissarmi. Dice che mi trascinerà. Non voglio. Chi è il dottore? Non glielo permetterò. Bene. Se non vuoi, non permetterglielo. Però. Se poi te ne penti. Solo a te possono dar noi, ci sei solo tu. Vabbè. Non parliamo dei muratori che hanno aggredito mia madre verbalmente. Oh mio Dio. Cazzo vogliono? Chiave dell'ufficio del director. Ma vedi che passa uno zombie dietro Panda ogni tanto. Guarda cosa hanno messo. C'è una foto. Nessuno lo sa. Il tizio lo sa. Nessuno lo sa tranne il tizio. A me ci devono solo provare a rispondermi male o minacciarmi. Sono in un periodo che se mi fai girare le balle non so come la finiscono. Ma il direttore non era qua? Ah no, questi trattamenti. Dove? Ah, l'ufficio del direttore è sotto. Ah, oh no. Ho salvato 3 volte uguale. Il tizio è sempre presente. È sempre. E se poi te ne penti? Di cosa? Di andare nella stanza del direttore? Probabile, perché ci tiene... ci tiene le robe sconce, i giornaletti sconci, il direttore qua. Il direttore è un poco di buono. Non ci sarà mai più dolore. Mai più dolore, mai più dolore, mai più dolore, mai più dolore, mai più dolore! Oh, mai più dolore! No, no, non penso che andava letta così. Però... non credo. Credo di aver sbagliato il tono. Puoi farlo. Potresti non farlo. Mia madre doveva mettere il bidone. Ha trovato l'ascensore bloccato. Le scuse. Eh no, ma l'ascensore non si tiene bloccato. Io non stavo zitto. L'ascensore non si può tenere bloccato per uso personale. Puoi casomai chiedere ai condomini: scusate, a tale ora mi servirebbe l'ascensore per... comunque lo lasci usare anche agli altri. Sappiate che non abitano lì i muratori, eh. Non è che possono fare il cazzo che vogliono solo perché sono muratori. Un bene è di tutti. Infatti. Ma a volte... allora, le mani non bisognerebbe mai alzarle.
Però ogni tanto qualcuno va rimesso in riga, perché altrimenti le persone non capiscono. Cioè, non dico che bisogna essere dei giustizieri, quello no. Però bisogna che le persone capiscano che non possono essere prepotenti senza rischiare nulla. Allora, ho di nuovo trovato 0050 nella stanza dell'elettroshock. Minchia che bella stanza. Stavolta ho controllato, non era in lista per il trattamento. E cos'è andato a fare? È possibile che ci sia arrivato da solo? Come faceva a sapere come accendere il dispositivo? Ah, se l'è fatto da solo! Si è fatto da solo l'elettroshock. Che bello. È questo l'elettroshock? Sì. Ma che bella cosa. Facciamo l'elettroshock. Non posso, ci devo mettere qualcuno. È comparso dopo il sangue sulla mappa. Franklin Grant. Ma Vodafone, no, la Vodafone, che succede? Vodafone servizio di segreteria telefonica, risponde la segreteria telefonica di 555-4663. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio. Bip. Buongiorno, sono Luca DNG del canale Luca DN Games. Volevo informarla che per obblighi della Vodafone lei dovrebbe per forza abbonarsi al canale Luca DN Games, perché altrimenti le disattiveremo il servizio. La preghiamo di farlo al più presto. Grazie. Pausa, che me lo segno, perché non l'avevo scritto. Sì. Io mi abbonerei, se no perdi il servizio. Cavallo. Ma cavallo! Signorina! Cavallo! Ah, lo sputino dietro! No! Rasputino! Porco! Ma ce n'è più di uno? Chi mi ha sputato? Porco! Quanta gente! Trovassi io negli ospedali tutti questi infermieri, tutti questi dottori, quando andavo io a trovarne uno con cui parlare. E mi dispiace, io sono in pausa! E mi dispiace, io sono andato via! Era lì, sono andato via. Casomai starai andando via. Incredibile. Ma che bordello questo ospedale. Questo ospedale non è un albergo. Stava per chiedere la mano a James. No! C'è stato un piccolo cambiamento. Di cosa? Non sarà un buono ad arrivare. Come non sarà un buono? Come fa a cambiare? Cos'è? Sono sbagliati, hanno spedito altro. Che senso? Hanno sbagliato qualcosa? Che è successo? Se doveva arrivare un buono, come fa a arrivare un'altra cosa? Una cosa dalla lista. Ah, ok. Va bene.
No, l'importante è che sapevi cosa arrivava, no? Perché mi sembrava strano che non mi prendeva il buono. Ok. Pensavo che l'avessi già fatto, per quello. Pensavo che l'avessi già fatto e che quindi già sapevi che arrivava quello domani, non pensavo che lo stavi facendo. Non lo so perché, ma certe volte succede. Mi hanno fatto notare che persino con altri prodotti, addirittura non appariva neanche l'indirizzo per mandarlo. Certe volte hanno dei blocchi su Amazon. Va bene, va bene. Ho acceso un generatore. E quindi? Franklin Grant e Maria! My name is Maria. Dimmi qualcosa che non so ogni tanto, Maria. Grazie, Maria dell'euro. Mi dice sempre la stessa cosa, ma dimmi una volta il cognome. Arriverà martedì. Ah, martedì? Avevo capito domani. Ok. Qu ah, quindi un altro oggetto arriva martedì. Che strano, io avevo messo tutta roba che arrivava col Prime. Boh. Non avrò pace finché non saranno risolti. Non avrò pace. Non posso fermarmi. Non so più come fare. Sta Maria in disco rotto. Dice solo quello. Non so. Vabbè, tanto sta già in ospedale. Le facciamo un controllino con l'elettroshock e non ci pensiamo più. Quindi, torno all'elettroshock? Sì. Porca puttana. 3, 6, no, 9, 6, 5. Non capisco un cazzo. Dove l'hai scritta sta cagata? 9, 6, 5, 9. Cavallo, cavallo. Ok, tienimi aggiornato. 9659, ecco, bravi, scrivetemelo lì che adesso andiamo a metterlo. Però mi sa che non va. Ma che lagoni che tira ogni tanto. Ma posso sbloccare? No, non posso. Dai, volevo fare più alla svelta. Dai, come si arrivava là? Non mi ricordo mica più. Porco, se passo di lì e vado di là, forse si arrivava per forza da un altro piano, non mi ricordo mica più. Proviamo. Sì, era questo piano. No, non è vero. Sì, era la scatola incatenata, giusto, che dovevamo andare. Forse. Ho un po' di difficoltà a capire cosa mi manca adesso. Allora, quale sarà? Questo? 9, 6, 5, 9. Sì. Ok, e questo è andato. E l'ultima cosa? Allora, salviamo. Ci manca ancora un pezzo di enigma. Si vede che comunque hanno voluto allungare proprio il gioco, proprio in queste, tutti questi passaggi da fare. E mo? Avete dei consigli? Di là era tutto chiuso. Cioè, vabbè. Magari da qualche parte si è aperta una porta che prima era chiusa, ma io cosa ne so. Dobbiamo veramente provare a caso, a casissimo. Ah, infatti, qui, giusto? No, di qui ci siamo già venuti. Questa era chiusa. Però qui.
quello? Qui dove siamo? No, 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 questa è una zona nuova, perfetto, non l'abbiamo ancora fatta. Siamo giusti, non siamo ancora fregati che non sappiamo cosa fare. Però sarà di nuovo strapieno di nemici. Vi sta mettendo un po' di tensione? Questa penombra, questo... Continuo a dire che ci vorrebbe però una musica di tensione per aumentare il senso, secondo me. Io ce l'avrei messa. È troppo silenzioso. Ce l'avrei messa una musica dai registi di Tension. Siamo nell'M3. Ma che cazzo sto... Allora aspetta, 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 che qui, qui mi perdo, giustamente, perché qui c'è un orologio. Ma quanta roba c'è? Ok, iniziamo di qui. C'è un orologio, mancano le lancette. Parrebbe che l'orologio puntava sul 7 prima che si rompesse. Dottore, chiami un dottore. Gelinda, aiuto. Gelinda, fammelo tu su questo enigma. Questa è chiusa. Ma noi ci possiamo andare con i cheat. Permesso. Sono il muratore che aggiusta il muro. Pasticche. Lo vedo anche da qua. Ok, ci sono andato prima, quindi non ho capito il senso. È un anno che mi osservano. Mi hanno dato così tante pillole. Quando l'ora fa rumore, tremo ogni volta che cala l'oscurità. Le 7, quindi. Forza, Gelinda, aiutami. Oh, oh, cavallo. Oh, oh, cavallo. Oh, oh, cavallo. Oh, a cavallo. Oh, leggi. È un anno. L'ho già letto. È un anno. È un anno. È un anno. Watch it. Ho bevuto. Guardalo spegnersi. Guardalo spegnersi. Che cazzo sta lì? Devo rompere la luce? No. L'ho letta sbagliata. Non andava fatta. Ho sprecato dei colpi. Bravo Luca, bravo. Non so cosa devo fare. Oh no. Oh no. Oh no. Ma magari sì, basta trovare l'oggetto giusto, l'idea giusta. Ping. Permesso, buongiorno. Buonasera, buonanotte. Sbloccato. Qui c'è qualcuno, un altro bagno. E chi? Allora. Non lo so, potevo muoverla la lancetta rotta? Non mi sembra. Prova a ripassare da qua. My name is Maria. Lo so, lo so. Maria l'abbiamo lasciata là, prima o poi si dovrà svegliare. Cercando di capire. C'è un ragno supando. Moai! Se avete delle idee, magari mi... vediamo se si può muovere sta lancetta, ma non credo. No, non posso fare niente.
Ma l'ho raddrizzata! L'ho fatta diventare dritta! E quindi ruota. E io che ne so a che ora la devo mettere. Ok, si è fermata sul 2, cazzo. Uè! No, è chiuso. No! Affanculo, mi sono incastrato. James. Entra qua. Ok. Non credo che possano venire qua. È la nuova sveglia di Nintendo. Sono qui. Che è servito? È servito a far arrivare le infermiere? Ma come... Non ho capito. Ma voi avete capito? Capito il senso di... Porca puttana! Non ti sposo, hai capito? No! Non ho capito! Cosa devo fare? No! Infermiere Watts! No! No! Ok. E così devi restare. Allora, le abbiamo fatte fuori. Quindi. Scatola incatenata, ma io non ce l'ho il codice. Cioè, ho un 7. E un 2, cioè 7 era quello dove era prima e un 2, ma che senso ha? C'è più nessuno? Non mi sembra. No, non suona. Posso ancora... Non posso più fare niente. Si vede un po' in controluce il 6. Si vede tipo la strisciazza lunga del 6. Quindi tipo 14:30? Guardate, sto sparandola proprio, mi sembra forzatissima. Secondo voi è forzata o può essere la soluzione? Cioè, dove cazzo sei? Non posso andarmene di qua, porca miseria. Sì, c'era anche prima ma non l'avevo guardato. Ma ancora che ce n'è? Ma ancora? Ma dove si nascondeva questo? Sta scimmia! Mi sembra forzata anche a me. Più che altro che non riesco neanche ad arrivarci, perché è un cazzo di labirinto che non capisco una fava. Mamma mia che bordello per andare da un punto all'altro. Che è tipico dei Silent Hill comunque, farti fare dei giri incasinatissimi per andare in un posto. Quindi 14:30 abbiamo detto. Proviamo. Non c'è lo zero, è 14:31. E allora non so davvero cosa fare. Ecco, qui ci siamo bloccati perché non ho capito. Allora, tentiamo di guardare sta benedetta mappa. Eppure abbiamo... C'è ancora un punto di domanda là in M2. E allora vedi, in M2... No, ma c'è qualcosa da fare in M2. Posso provarlo, però dice che non abbiamo fatto tutto.
14:35. No. C'è, mi dice che c'è ancora qualcosa da fare. Però io ci sono stato là dentro. Non... devi andare a prendere la metro. Allora, sono in M2. E c'è il punto di domanda. Allora, c'è qui il diario da leggere. Guardalo spegnersi. Volete vedere che è un errore di traduzione? Dovevano far capire che dovevo guardarlo spegnendo la mia luce. Lampeggia. Due volte. Aspetta, c'è un fascio di luce. C'è un fascio di luce che... e che cazzo mi sta a significare? Qui mi sa che devo cercarlo. Che vuol dire guardalo spegnersi? Eppure è qui che c'è qualcosa da fare. Lampeggia due volte. Ho capito, ma io non so come capirli. Anche perché se fai la cosa giusta, ti toglie il punto di domanda se hai scoperto qualche indizio. Non basta dire qualcosa, bisognerebbe fare. E che cacchio faccio? Ho provato a sparare la luce, ma non fa niente. La catena va fino lì. Seguiamo la catena al contrario. Arriva solo fino qua. Ma io non ho capito. Caspita. Non ho neanche il cellulare qui. Qualcuno ha voglia di provare a cercare... come ve lo dico? Enigma... Enigma M2, cioè stanza M2. Quella è il codice, va bene Noir, però cosa devo fare qui nella M2 per non perdermi le cose da fare? Cioè proprio nella M2 c'è qualcosa da fare. Per arrivare probabilmente a... Buonasera Mary Galaxia. Andiamo al numero 2, recati nella stanza M1. Agisci con l'orologio che segna il 2. Secondo numero. La stanza M2. M2 è chiusa. Accedi alla M3. Distruggi il muro. Per... trova un foglio con la frase "un anno che mi osservano", che ti fornisce il secondo numero. E conta le pillole 6. Sì, ma buonanotte. Ma davvero? Ma poi io come facevo a sapere che andavano in quell'ordine? Questa sì che è forzata. Questa sì. No, l'ho messa la lancetta sul 2. C'è già, c'è già. Lancetta è sul 2.
Va bene. Quindi abbiamo detto 1622. Va bene. Questa era difficile. Questa non so se senza leggerla l'avrei fatta. Sono sincero, non ho mai fatto il fenomeno. Credo che l'avrei comunque cercata. Ci sarei uscito scemo prima. Allora, prima di metterlo... È un po' come in Silent Hill 1 l'enigma del pianoforte. Se non avessi utilizzato la soluzione non ci riuscivo. 1622. Mamma mia. Video. Cazzin. Sì, quello era tradotto male. Era anche, c'era anche quella cosa lì. Oh porcaccia. Ci hanno giurato tutte le carte Pokémon. La collezione. Tutta di prima edizione. Oh no. Oh no. È un attimo sconvolto. E glielo tira fuori dalla bocca. E c'è scritto... Ce lo fai vedere? Meno uno. Ah, è il tasto dell'ascensore. Perché ce l'avevi in bocca? Gli mancano i due anelli, ok. Lei è un angelo che nessuno vede, solo io posso vedere la signora della porta. Loro non possono camminare sul suo ponte di filo, il peso delle loro colpe li fa cadere. Ma mancava una virgola lì, non c'è una virgola, non ce n'è neanche una. Come orridi rigonfi cadaveri, i loro peccati lei divora, peccati peccatori, dello stesso modo lei mi salva, lei è un angelo. Quella è Mary infilata nel muro, sì, più o meno. Direi che è molto molto simile, anzi penso che sia proprio uguale, identica. Tanto spammate gemme e reliquie. Perché mi segna... insomma... Un attimo. Mi si è spento un attimo il cervello, eh. Ho avuto un calo che... Non prendo un caffè da 3 giorni. Inizio a rendermene conto. Allora. Dove cazzo sta l'ascensore? Non lo trovo. Dov'è? Non lo vedo. Ah, è lì, ok. Mamma mia, era 3 ore che lo cercavo. No. Sì, hanno tolto il mostro del frigo, è vero. Non l'abbiamo visto, no? Però hanno lasciato l'enigma dell'ascensore. Premio penitenza. Pensavo lo togliessero questo. Non mi ricordo quali erano le domande e le risposte. Yay! Non mi ricordo le risposte. Tu sì? Bene, aiuta. Una malattia terribile colpì Silent Hill, causando la morte di molti dei suoi abitanti. Sì, c'era anche scritto nelle statue vicino al lago. Vennero gettati nel lago, sì, è vero. E fin qui ci sono. Quante anime sono andate perse? Dimmelo! 1,42. 2,67. 3,85.
Uno, due o tre? Ah, ecco, hanno cambiato le domande. Qual è il nome della strada? Non l'ho neanche letto! Ok, dovrò leggerlo perché non... Non lo so! Sì, è stato Luca D&G. Ah, è stata Gelinda. Ah, ok. Il tizio era, ha visto tutto. Quindi. Miriam. Heather. Giulia. Ma sapevo Geli. Non ne so una. Sì, mi servirà quando arriveremo alla cassetta da aprire. Arriveremo poi a quella cassetta da aprire, dobbiamo mettere. Era più simpatico l'altro. È vero. Poi tra l'altro eravamo sull'ascensore insieme a Maria quando lo faceva sta cosa. Un po' boring. Le anime erano 67. Ma mi serve il numero della risposta. Cioè non mi ricordo se 67 era 1, 2 o 3. Ah, 231 è la soluzione? Allora, soluzione 231. Quando mai ci arriveremo? Chissà se è uguale per tutti. Magari cambiano da partita a partita o sarà fisso per tutti. Boh, chi può dirlo? Nemici. Sarà l'unico? Andato via. Vabbè, lo vado a pestare. Dov'è? E se poi te ne penti? E infatti me ne sono pentito, bastimento! Ma da... No, 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 me ne sono strapentito! Ma porca puzzola, ho sbagliato, ma... Che brutta giocata! È arrivato l'amico del culo a rompere i coglioni, vero? Ma porco! Mi uccide, eh? Mi uccide questa merdina! Oh, peggio non potevo andare in questa parte. Non penso si potesse fare peggio di così. Proviamo prima a vedere questa stanza qua. Cassetto. Vuoto. Stanza 1F. Ah. Non è qui. S.
Non c'era uno F. Bene, non c'è la stanza 1F, sono molto contento, magari comparirà magicamente. Posso andare da là, ma prima a sto punto guardo da qua. Ah, ok, ok. Sì, ma tanto non ci si può ricordare di tutta sta roba. Ah, è uno schifosissimo coso qui. Non era niente di che. Così sembra, yes, yes. Ma già. Oh no. Mamma mia, Mary, che roba. Sembra che parlo con la moglie di James, ma no. Ma più tardi altri nemici. Ma dove cazzo siamo? Ascensore! Sa quanto vi sta laggando a voi questo cazzo di ascensore. Era bello senza ascensore. Oh, c'è uno di quelli strisciolanti. No, figlio di una merdissima che ha fatto il pa... Ma vedi, sono troppo... Dei soldati. Cioè non è possibile. Fanno i salti all'indietro. Sono la perfezione. Non si riesce a... Quanto mi stanno sul cazzo che sembrano tutti dei soldati che sanno quando attaccare, quando schivare, quando nascondersi. Dovrebbero essere delle creature stupide invece. Lì c'è qualcosa, ma no. Ok, facciamo tutto il giro in giro qua intorno. Un po' confuso. Buonasera. No, cosa? Buonasera niente. Buonasera niente, avete dato la magna a Panda. Che Panda è da tanto che non mangiava. Porco. Erca. Aspetta, ma è arrivato qualcun altro? Chi mi ha colpito? Ma non poteva colpirmi. Ma come ha fatto a colpirmi? No, sto giro avevo schivato tutto. Sono stata io. A cosa colpirmi? No, aveva bisogno di mangiare. Ah, dare da mangiare. Pensavo mi avessi colpito a te.
Ma dove cazzo stiamo andando? James, mi spieghi dove stiamo andando? Perché? C'è un buco ovunque, tutti in fili, senza farti domande. Appena vedi un buco, via. Salta dentro, tranquillo, cosa vuoi che succeda? Wow. Di là si va alle scale. E che cazzo ci vado a fare nelle scale? Niente. Guarda dentro sto buco, non so. Ah no, non era un buco, c'era un anello di rame. James. Mary. Mary. Oh. Maria, I thought. No, è Mary, Mary. Anyway, I'm glad you're alive. Anyway. Hanno tenuto. Anyway. Hanno tenuto quel anyway. I was almost killed back there. I have never been so scared in my whole life. All you care about is that dead wife of yours. You couldn't care less about me, could you? No, I just... Then stay with me. Don't leave me alone again. You're supposed to take care of me. No, no, ma no. No. No, diamine, no. Erbacco, no. Non essere gelosa. E sono con Mary, vado a Silent Hill. Non essere. So what about Laura? You found her? Yeah, but she ran away. What? We have to. Dai, che con te ballo il ballo del mattone, Maria. You really seem to care about that girl. Do you know her? I'd never met her before. I just feel sorry for her. She's all alone and I don't know, for some reason I feel like it's up to me to protect her. Yeah, abbiamo di nuovo lei tra le palle. Forse era meglio se non lo raccoglievo l'anello, eh. Non il ballo del qua qua. No, 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 no. Tanto lei non la possiamo menà, quindi. Ci hanno tolto la possibilità di fare gli stronzoni. Possiamo visitare questa parte che prima non potevo. Però con lei in mezzo ai coglioni. Maria è troppo vestita. No, è vero, è vero, è vero. E beh, deve avere tutta la pancia scoperta, la minigonna, sì, eh. Ah, il tizio la fa mangiare. No, no, ma è vero. C'è la mod per metterle i vestiti originali. Ed è molto più scoperta. E stanno malissimo a questo. A questo modello di oggi. Cazzo sta dicendo? Una passeggiata sotto la pioggia. Ma se si sarà rotto un tubo, ti sta piovendo in testa a merda. Tu dammi corda. Come si scusa? Le sta piovendo cacca in testa e lei fa I sing in the rain. Intanto gli cade guano in bocca. Cioè, ma... Pioggerella fresca. Che strano odore questa pioggia. Perché la pioggia odora di cacca? Lascia stare, Maria, lascia stare. Non fare domande di cui non vuoi la risposta.
E lì arriva Gerry Scotti. Benvenuti a Chi vuole essere milionario. Questa pioggia sa di cacca perché A. è cacca. B. è tutta un'allucinazione olfattiva. C. sei tu che odori di cacca e quindi non è la pioggia. Non so cosa diavolo sto facendo. Cosa sto cercando? Cioè, no, so cosa sto cercando. L'altro anello. È quello che penso? Cosa? Cosa è quello che penso? Cosa è quello che pensi? Cosa? Che cosa è quello che pensi, Maria? Sono indeciso se la A o la C. Vuoi l'aiuto del pubblico? Vuoi l'aiuto di James? Sta si apre. Ma io non so dove cazzo devo andare. Tanto qui c'è un... Ok, qui andiamo a salvare. Bene. Ok. Oh. Non riesco. Da casa di Maria? E chi cavolo ti risponde a casa di Maria? Allora. Io non lo apro quello. Non lo apro. Prima leggo. I pazienti diventeranno la diagnosi stabilita per loro quando guariranno, in quanto il mio obiettivo è sempre per tutto il personale, soprattutto quando i sintomi diminuiranno con un trattamento efficace. O non so se è la mancanza di caffè, ma non ho capito un cazzo di questa frase. Avviso confuso. Ah, ok, si chiama così, quindi posso. Ma non lo so, è confuso. Non è che ero scemo io allora, effettivamente. Dai, Maria, scoperchiamo qui che sai bene cosa troviamo, no? Qua, dai. Ho bisogno di te, Maria. Che tra l'altro nell'originale qua non per forza arrivavamo con lei, potevamo passare già prima di avere lei con noi, quindi dovevamo poi tornarci con lei. Ma vaffanculo, in difesa. Questa cagata l'avevi già detta nell'originale e non ci stava, figuriamoci adesso. Dai. Dai, l'anello, che fai la battutina stupida. Not very cute, is it? Bruttino. Here, why don't you take it? Thanks. Si pulisce anche la mano. So, where to now? E adesso si è sposati. I think I know where those rings belong. Vieni! Ce l'abbiamo il tempo per andare a Metz? Sì, ce l'abbiamo il tempo. E se poi te ne penti? Probabile che me ne penta, ma... Dov'è il posto? No, non mi ricordo dove sta. Signora della porta al secondo piano. E se poi te ne penti? Eh sì, non so andarci. Come ci vado al secondo piano? Mannaggia. A pupazza. Siamo qui. L'ascensore va al secondo piano, non mi ricordo mica più. No, ma però se lo faccio mi perdo la possibilità del...
della scatolina magica lì. Aveva detto F1, ma F1 non c'è. No, aspetta. Eh sì, perché poi vado avanti. Ma sei sicuri che era F1 e non S1? Secondo me sto rischiando di lasciarmi indietro qualcosa così. Di fronte all'ascensore, la farmacia? Questa? È qui! Ah, ok, ok. Meno male, mi sono fermato un attimo prima. F1 era farmacia, ok. Quindi abbiamo detto 2-3-1. Bene. Bene, non volevo perdermi. Ok. Facciamo perdere i trofei e le cose varie. Bene, tante belle cartucce. Buonanotte, buonanotte. Tanto abbiamo quasi finito, eh. Potesse. Allora, signora della porta, sta qua. Lascia sta, lascia sta. Adesso vedi. Tanto salviamo. Io direi che ce lo guardiamo quello che succede adesso. Però potremmo poi tenercelo per l'inizio figo della prossima, no? James? James? What's wrong? Let's just get out of here, okay? Ma non ti preoccupare, cosa vuoi che succeda? Cosa vuoi che succeda, Maria? Cos'è, ti aspetti qualcosa di brutto? No. What's wrong? I thought you wanted to get out of here. I know. It's just... Tranquilla. Something doesn't feel right. Come on. It's gonna be fine. Andrà tutto bene. Te lo dice anche James. Te lo dico io. Te lo dice tutta la chat. Andrà tutto bene. Bene. È finita. Niente più malattie. Fine dei giochi, no. Mi hanno messo un salvataggino anche qui, così per... Grazie dei 20 bits alla Ferrari. Dopo mi faccio il calcolo dei bits, perché ce ne sono stati stasera. Tanti, tanti, tanti. Maria, vieni che qui c'è da stare tranquilli. Minchiamo solo cazzi mia. Non ti fermare, Maria. Chi è? Il corriere? Maria, corri, c'è il corriere! Corri! Ma è davanti lei? Non rimaneva indietro, non è lui. È diventato più da schivare le cose che cadono. Eh sì. Sì, ma Maria, ma... Come corre Maria? Non mi sembra molto convinta. Dai Maria, ma era davanti. Vabbè.
Dai, tranquilla, Maria. Non c'è passi. Non c'è passi. Non puoi. Peccato. Sarà per la prossima. Entra! Non entra. Purtroppo così deve andare. Non l'hanno cambiato. Potevano fare che non mi è piaciuto. Qualcosa è entrato, ma non... E lui si dispera. Prima non gliene frega mai. Baciala, non ha fatto in tempo. Almeno non hanno cambiato le cose che succedono. I punti fissi non li hanno cambiati. Ah, c'è la musica, deve continuare. No, dai! Ah, è importante che ci sia la musica per... Buonasera, Sogni Felini. Eh sì, era un momento molto traumatizzante perderla così. Però non si poteva correre, potevi solo camminare, mi pare, qua. E poi uscivi ed era tutto tornato alla normalità. No, non si può. Non si può uscire. Dove vado, scusami? Ma non voglio salvare qua. Cioè, vabbè, salvo, però non... Volevo finire... In bellezza, ma... È giusto che... infatti. No, ma dato che ci sono giochi come Final Fantasy VII che hanno voluto cambiare i punti fissi, poi sempre in nome di... ma c'è l'universo alternativo e c'è tutto il... So, lo fanno. Cambiano anche tutto quando vogliono loro. Non è una cosa che apprezzo. Ma... Cosa volete che faccio? Cioè, io non ho più missioni. Non c'è più niente. Perché non ho la chiave per andare via? Ho rotto il gioco? Ho finito io qui. Ah, c'è un punto di domanda. C'è un punto di domanda qua. Il casino è arrivato nel finale, sì. La chiave. E si vedeva fuori Laura, giusto? Eccola! Non passa un camion, via. E adesso posso andare. Vabbè, salva. E nella prossima... Sappiamo dove andare. Nella prossima che ci sarà, a quanto pare, anche Sonia, allora, se ho capito bene. Di Silent Hill. Domani sera o non c'è niente, o se me la sento, facciamo una liveetta così per conoscere il Dragon Ball Sparking Zero. Quindi grazie a tutti per tutti gli abbonamenti, sia personali sia regalati, per i bits, per gli eurini, soprattutto dalla parte di Vodafone, non me lo aspettavo, per tutto il vostro supporto. Ci siamo divertiti, abbiamo anche fatto un po' i pirletti, come mi piace a me.
Quindi, buonanotte a tutti, un saluto a tutti voi dal vostro Luca DNG e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ha ha ha.